Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando acquistate un unico, lo aprite e leggete la lista, il più delle volte, soprattutto se si è nuovi sul crogiolo, ci si chiede: ma che tipo di mazzo è questo che ho appena ottenuto? Ebbene, ultimamente, grazie anche a Dammat, che dopo il Master the Theory mi sta aiutando a supportare i nuovi avventurieri presenti sul pianeta al centro dell'universo, con nozioni utili a chiunque voglia approfondire questo immenso cosmo, siamo riusciti ad individuare due macro categorie di deck che la fanno da padrona: i Rush e i Control. Prenderemo proprio questi ultimi come primo tema che tratteremo, i quali al loro interno hanno due sottoinsiemi ben distinti che designano ancor di più nello specifico la loro classificazione. Prima di iniziare, volevo dirvi che in collaborazione con Leonardo Baldassini e Daniele Montagnani del Team GG, domenica prossima annunceremo delle importanti novità che riguarderanno l'intera community. E tutto ciò che ovviamente riguarda il nostro fantastico gioco di mazzi unici al mondo. Ora, senza dilungarci troppo oltre, scopriamo assieme quali sono le varie tipologie di mazzi presenti in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video imparerete a leggere il grafico AERC in modo semplice e costruttivo, individuando infine ogni singola particolarità che il vostro deck ha da offrire. In più, citeremo diversi unici che sono stati considerati in modo obiettivo come rappresentativi di ogni singola categoria. Control. Nel nostro gioco di mazzi unici al mondo, i control sono una parte fondamentale che ha visto un'evoluzione costante nel tempo fino alla loro investitura definitiva grazie alla terza espansione War Collide. Ma non ne esiste soltanto un tipo, ma bensì tre. Il primo che prenderemo in esame è il board, che a sua volta si suddivide in puro, che permette a chi lo gioca di utilizzare servitori molto grandi e difficili da distruggere, che avranno la possibilità di catturare ambre dalla riserva avversaria, per poi essere protetti grazie alle azioni o agli artefatti di supporto per rendere la vita di chi vi sta di fronte ancor più dura. E lock, che dipenderanno da creature, azioni o artefatti che aumenteranno il costo attuale delle chiavi avversarie. Anche qui, proteggere i propri servitori non farà altro che destabilizzare l'equilibrio del mazzo nemico, che non riuscirà, nel breve termine, a far fronte ad una spesa di ambre di molto superiore a quella richiesta. Le carte rappresentative del board sono principalmente quelle di Casata Sanctum, con Eroina Ardimentosa, che con il suo effetto e la parola chiave provocazione la renderanno un osso davvero duro da sconfiggere in combattimento. Sequestro, azione davvero utile se si vuole catturare più di un'ambra avversaria nello stesso turno semplicemente giocando carte dalla mano. La Fontana dell'Occhio, che supporterà le truppe in battaglia. E Abbattimento, che lavora in modo simile alla carta di Casata Ombre troppo da proteggere, ma che catturerà invece di rubare come fa quest'ultima. E la Repubblica Sauriana, con il Legionario Triceriano, che avrà la capacità di provocare i servitori avversari e proteggerne uno alleato. Interessi della città-stato, ottima azione che in combinazione con antico potere potrà creare dei bei grattacapi al vostro rivale. Lo Scutum Imperiale, da equipaggiare ad una propria creatura che ha un carico di ambre notevole. E la combinazione tributo più Six Semper Tyrannosaurus, per spostare grosse quantità di pietre gialle dalla riserva avversaria alla vostra. Mentre per i lock, qualsiasi carta aumenti, anche di un'ambra, il costo delle chiavi rivali è la benvenuta. Elementi come Retore Gallim, sempre di Casata Repubblica Sauriana, la Frusta dei Sogni Infranti, di Casata Dis, lo Jade Jade 4x4 di Logos, e il Tecnico dei Sensori Garzia della gloriosa Federazione Stellare sono sicuramente le carte più iconiche di questa tipologia di unici.
I Control Board, come già accennato, hanno sicuramente trovato il loro Eden con la meccanica della protezione inserita in Mondi in Collisione, che vi permetterà di mantenere i servitori sul terreno e farà faticare l'avversario nella rimozione dei vostri alleati, che rappresenteranno per lui un grosso fastidio. In più, con l'arrivo dei dinosauri della Repubblica Sauriana, la consacrazione di questi tipi di mazzi è arrivata al culmine, avendo, a differenza degli unici dei Il Richiamo degli Arconti e L'Era dell'Ascensione, la possibilità di spostare le ambre catturate sui propri campioni un po' dove si vuole, a seconda degli effetti di determinate carte a sostegno. Stessa cosa vale per i Lock, che proprio nel capitolo viola hanno visto l'arrivo di carte fondamentali per i loro meccanismi incasate come Logos, che si è rivelata non solo utile nell'essere un motore di pescata inesauribile per diversi mazzi, ma anche un perfetto connubio per innalzare il costo attuale delle chiavi avversarie. La seconda tipologia è l'Ember, che ha visto la luce nello stesso momento in cui Keyforge ha preso vita. Essendo comunque Kota la patria dei Rush, questi Control hanno fatto uso con non poca fatica di intere casate per contenere il potere devastante di quei deck che facevano della velocità la loro arma più letale. Infatti, le uniche due che potevano essere prese in considerazione per poter mettere un freno a questi cataclismi cartacei sono state proprio le Ombre e, come sempre, i Cavalieri del Sanctum. La patria dei ladri, infatti, era l'unica con carte come Troppo da proteggere, Trucco della civetta, prima del nerf ovviamente, a riuscire a bilanciare il meta. E dalle alte e splendenti Mura di Zaffiro, gli Angeli Corazzati, con carte come Alle Porte del Paradiso, davano agli Ember Control una possibilità di servirsi di azioni e creature veloci per riuscire ad arginare e conseguentemente a sabotare la dilagante produzione di Ambre dei Rush. Le carte rappresentative di questo tipo di unici sono quelli di Casata Ombre e Monello, meglio se in combinazione con Fagin, il già citato Troppo da proteggere e Alle Porte del Paradiso, e le azioni, sempre della fazione dei furfanti del Crogiolo, Scarica Nervina e la perenne multicopia di Lavoro di Routine. Ma le Ombre di Kota non rappresentano soltanto un controllo contro i mazzi avversari, ma anche un validissimo acceleratore per tutti i singoli che appartengono alla seconda macro categoria che stiamo per trattare. Rush. Questi deck hanno l'unico obiettivo di forgiare le tre chiavi che servono per la vittoria nel minor numero di turni possibile, sempre se si parli di rush autentico. Infatti, anche questa tipologia di unici ha le sue due sottocategorie ben distinte. La prima, come già anticipato, è il puro, che letteralmente non si preoccupa delle giocate rivali e tira dritto, avendo a sua disposizione un buon assortimento di carte con ambre stampate e cercando di accumulare un gran numero di pietre per chiudere la partita il prima possibile. E il disruption, più lento, ma che detta il tempo. Quest'ultimo può essere frainteso e facilmente confuso con altri stereotipi di deck presenti nel meta, ma la sua caratteristica principale è quella di fare ambre non tutte in un'unica soluzione, ma 3-4 a turno, imponendo però all'avversario delle restrizioni che non lo lasceranno scappar via o gli permetteranno di prendere in mano il controllo della partita. Le carte rappresentative di questi due archetipi di mazzo sono, per il puro, la Pixie della Polvere, il Richiamo della Natura e lo Stregone Cacciatore di Casata Selvaggi, diversi elementi di Casata Logos come il Wormhole Instabile, la Madre, alterazioni di fase e l'accesso alla biblioteca, che anche dopo il nerf svolge ancora egregiamente il suo lavoro, più le unità precedentemente citate di ombre nella sezione degli Ember Control. Fate attenzione comunque a non cadere in inganno. Se il vostro mazzo avrà un gran numero di ambre stampate, non vuol dire che si tratterà necessariamente di uno dei deck in questione, ma soltanto di un finto rush. Si parla di questi ultimi quando carte come Canto di Fertilità e o Opere Virtuose sono presenti, magari in più copie, nel vostro unico. Partite sempre dal concetto che un rush vero fa ambre ad ogni turno e non dipende da un numero ristretto di elementi presenti nel singolo.
Per farla ancora più semplice, non servirà a nulla avere 18 ambre stampate su 4 carte. Sarà sicuramente meglio averne 18 su più elementi diversi per rendere il mazzo più solido e che soffrirà meno le insidie dell'avversario. Per il Disruption, invece, controllare i deboli, Negavita, Restringuntus e Limp delle Braci di Casata Dis e il Cinghiale Temporale di Casata Logos rappresenteranno i suoi pilastri più noti. Ora, come si fa a capire dopo la sbustata a quale categoria appartiene il vostro unico? Ebbene, una volta che avrete registrato il vostro mazzo sull'applicazione Master Vault, potrete spostarvi sul sito Deck of Keyforge. Per entrambi troverete il link in descrizione, dove ci sarà una panoramica più dettagliata e, proprio grazie al grafico ARC, riuscirete a scoprire di che tipologia sarà il deck che avrete tra le mani. Ma prima vediamo meglio come interpretarlo. L'ARC Percentile Ranking è un grafico a radar ennagonale composto da 5 anelli concentrici, sempre annovelati, dove saranno riportate le voci che rappresentano i punti forti o eventualmente i deboli di un deck. Quando l'unico verrà registrato ed inserito nel sistema del sito, esso catalogherà ogni voce presente nello stesso, ricavando infine una serie di picchi e depressioni che punteranno verso le terminologie che formeranno il diagramma. In più, se una singola voce non avrà superato o si troverà nei pressi del secondo anello, si potrà considerare la presenza di carte che ne rappresentano il parametro pari o rasenti lo zero. Quindi, più le sezioni acute andranno verso l'esterno, più quel mazzo avrà risposte per contrastare gli avversari. Più tenderanno invece verso il centro del grafico, più esso sarà carente di risorse. Per capire quindi dove si posiziona il vostro mazzo, vi basterà spaccare il diagramma e prendere la metà a destra come indicativa per i control. Infatti tutte le voci che riportano la dicitura controllo si trovano proprio in questa parte di schema. E quella di sinistra per i rush, dove ci sono le terminologie di efficienza, protezione creature e recupero di risorse dalla propria pila degli scarti. Al centro l'Expected Ember e in basso a sinistra per il Creature Protection potranno essere tranquillamente patria comune per entrambe le macro categorie, anche se, il più delle volte, sono proprio gli abitanti della parte sinistra dell'ideogramma ad usufruire di più della prima e gli stanziati nella parte destra della seconda. Entrando più nel dettaglio, per capire bene dove dovrebbero andare a tendere i vari picchi, per i board le voci principali dovranno essere Ember Control, Effective Power e Creature Protection, con qualche tocco di Recursion, per recuperare dagli scarti creature utili che sono state distrutte. Per il Lock, Ember Control, Effective Power, Creature Protection ed Efficiency, per velocizzare la manovra di aumento costo delle chiavi rivali. Per l'Ember, Creature Control, Ember Control, con in più un valore massimo sempre benvenuto su Expected Ember e Disruption. Per il Rush puro, Expected Ember ed Efficiency. Ed infine il Disruption con Expected Ember, Creature Control, Creature Protection e per l'appunto Disruption. Avere per ogni tipologia un buon valore di Artifact Control di certo non guasterà. Sarà la tipica ciliegina sulla torta che vi assicurerà di non subire per tutta la partita gli effetti della seconda linea del nemico. Per avere un riscontro tangibile che vi mostri come si comportino i vari mazzi trattati con il grafico ARC, per il board e il lock, i mazzi che ne rappresentano meglio le caratteristiche sono rispettivamente Karma the Shieldmaster Protector e Ichikawa the Winter Giant Block. Per l'Ember Control, Father and Color Ghoul. E per concludere, Lazzaro Mister X, leader della villa per il Rush puro, e Chloe Kinsil, demolitrice di Pendio Silente per il Disruption. Troverete come sempre le liste di ogni unico appena citato in descrizione. Conclusioni. Quindi, riassumendo, tutto si sintetizza in Control e Rush,
e nelle sfumature tra di essi che si estremizzano, essendo puri, o si mescolano, essendo più equilibrati. Ed è proprio parlando di bilanciamento, se vorrete affidarvi al mercato secondario per acquistare un deck, che dovrete avere in mente questi valori. 18, 10, 10, 10, che stanno a rappresentare rispettivamente in termini numerici le expected amber. Infatti servono 18 ambre per forgiare tre chiavi. Amber control, per non far scappare troppo l'avversario in situazioni di presenza rush. Creature control, per rispondere prontamente ad un massiccio dispiegamento di forze avversarie che potrebbe creare qualche problema. E speed, per permettere al proprio unico di generare risorse continue in fatto di ambre e mezzi a vostra disposizione nel minor tempo possibile. Anche in questo caso, avere qualche carta che andrà ad agire sugli artefatti avversari di certo non farà male. Ci sono poi quei mazzi che vengono definiti antimeta, che vi costringeranno a fare il loro gioco attraverso carte come Pietra di Quixol o Cuore della Foresta. Se doveste avere questa tipologia di mazzi, che reputo molto interessanti, soprattutto se il deck ci dovesse girare attorno, giocateli più che potete. Sono sicuro che il divertimento sarà assicurato e assisterete a diversi ribaltamenti, si dice per scherzare, di tavoli da gioco. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione, troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!